Ciao a tutti, con le telecamere di Drone Channel TV siamo venuti al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Roma 3, dove Roma Drone festeggia i suoi primi 5 anni di attività. Questa manifestazione si è evoluta nel tempo, arrivando ad essere un grande evento di formazione business per i professionisti del settore droni. Presenti alla conferenza inaugurale ci sono stati i rappresentanti di ENAC, ENAV e di tante altre principali associazioni della Drone Community e insieme hanno fatto il punto sugli sviluppi, le problematiche e le prospettive sul futuro mercato dei droni in Italia. Sono stati fatti anche corsi di aggiornamento, tavole rotonde, meeting e sono stati assegnati i Roma Drone Awards 2018 a chi si è messo in luce nel favorire e sviluppare l'impiego dei sistemi a pilotaggio remoto. Siamo stati a Roma Drone anche grazie all'Aeroclub di Varese che con il suo sostegno ci ha permesso di essere presenti a questa e ad altre importanti manifestazioni italiane che trattano a livello professionale i droni. L'Aeroclub di Varese è una scuola di volo che, oltre a formare i piloti per l'aviazione civile, è stata tra le prime ad essere riconosciuta da ENAC per quanto riguarda l'addestramento teorico e pratico dei piloti di SAP. Oggi molti di loro, dopo aver ottenuto l'attestato, lavorano con i droni in diversi settori. Siamo andati a trovare alcuni di loro per vedere e chiedergli cosa fanno e come operano durante le loro missioni critiche e non critiche. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Selene Chiodin e sono pilota di APR. Hai preso un drone per hobby o per lavoro? Sono consulente di viaggi e quindi porto il drone con me quando vado a visionare gli hotel e i luoghi che poi proponiamo ai clienti. Dove hai preso l'attestato? Cercando su internet una scuola accreditata dall'ENAC, l'Aeroclub di Varese è il primo suggerimento e quindi li ho contattati immediatamente. Come ti sei avvicinata al mondo dei droni? Ero in vacanza a Siviglia ed ho visto un drone volare sulla cattedrale. Come ti sei trovata all'Aeroclub di Varese? Tutti gli istruttori sono stati molto carini, pazienti e gentili e soprattutto mi hanno supportato in ogni situazione, anche poi quando una volta lasciata la scuola ho iniziato a lavorare. Per quanto riguarda i droni, cosa ci riserverà il futuro? Credo che in futuro i droni troveranno sempre più spazio in diversi ambiti. Basta guardare magari a Ruanda, che ha già un progetto per portare medicinali attraverso i droni, o altri tipi di aeromobili che stanno già salvando delle persone. Ciao, come ti chiami? Ciao, io sono Fausto Gasparetto della società Eligo. Come ti sei avvicinato al mondo dei droni? Ci siamo avvicinati per un'esigenza di riprese aeree fatte inizialmente con gli elicotteri e poi con i droni, che semplificano molto il lavoro. Che percorso hai fatto per ottenere l'attestato di pilota droni? Ci siamo appoggiati a Aeroclub Varese. Abbiamo cominciato subito col primo corso per ottenere brevetto per area non critica. Ci hanno aiutato a certificare il primo drone e poi dopo abbiamo fatto tutto il percorso per ottenere il brevetto anche per area critica, conversione CRO e quanto previsto dalla normativa. Il fattore sicurezza è ben trattato da Aeroclub Varese, soprattutto nel corso avanzato per l'ottenimento del CRO per le aree critiche. Viene considerata la sicurezza in tutti i suoi aspetti, viene considerato il fattore umano, lo stress e tutte le condizioni. Non viene lasciato niente al caso. Dopo aver ottenuto l'attestato, hai iniziato a lavorare con i droni? E abbiamo fatto parecchi lavori per marchi importanti, tra cui Audi, BMW, Barilla e Ferrari. Cosa pensi della normativa per gli APR che abbiamo attualmente in Italia? La normativa risulta di primo acchito complicata, la giustifico in pieno perché comunque alla fine non è un giocattolo il drone, è un mezzo di lavoro e va tutelata la gente da questo tipo di oggetto che vola ed è diventata di larghissima diffusione.